domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Live. Ovviamente la parte numero 2 è quella dedicata alle immagini, alle interviste, alle impressioni post gare di campionato. Oggi giornata tutta dedicata alla Serie D, visto che la Serie C ha giocato ieri e che tornerà in campo dopodomani per il turno infrasettimanale. Peraltro avevamo un'edizione assolutamente da non perdere martedì sera a partire dalle 20:30 con doppio scontro diretto Pescara Cesena, Fermana Teramo, in alto e in basso in classifica. E quindi questa sera solo Serie D con un derby che è finito in parità 0-0, quello dell'Angelini di Chieti tra Chieti e Vastese, con tanto pubblico. Il peccato è che non ci fosse la parte aragonese della sfida, ma la parte neroverde ovviamente in maggioranza ci ha fatto un po' riconciliare con gli stadi di casa nostra pieni di pubblico, con il pubblico che ci piace. Vittoria per il Notaresco, pareggio per il Pineto contro il Fiuggi, ma a proposito di squadre neroverdi, il colpaccio di giornata lo realizza il Castelnuovo, che batte la capolista recanatese 1-0, recanatese che ha fallito anche un calcio di rigore con sbaffo. L'altra abruzzese, il Nereto, invece ha visto rinviato il suo impegno contro il Monte Giorgio per, purtroppo, ci siamo ancora dentro, è inutile girarci intorno per casi Covid. Do la buona serata in redazione ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. E poi, visto che sarà il primo servizio di serata, una buona serata e un bentornato nella nostra trasmissione all'allenatore del Chieti, Alessandro Lucarelli. Buonasera mister. Buonasera a voi, grazie per l'invito, ben rivisti anche. Grazie a te, perdonami per averlo accettato. Allora, facciamo così, andiamo a vedere i risultati della 24esima giornata del girone F di Serie D con l'ausilio della grafica. Poi ovviamente vediamo anche la classifica: Aurora Alto Casertano Trastevere 0-3, Matese Castelfidardo 2-1, Notaresco Fano 1-0, Pineto Fiuggi 2-2, Recanatese Castelnuovo 0-1, Tolentino Portadascoli 2-1, Chieti Vastese 0-0, rinviate Monte Giorgio Nereto per casi Covid, stessa motivazione che ha visto rinviare San Benedettese Vasto Girardi. La classifica: comando ovviamente sempre la Recanatese a 50 punti, il Trastevere recupera 3 lunghezze vincendo a Pietramelara, sale a 43, 39 punti per Pineto e Fiuggi, che dunque salgono a braccetto con il pareggio di questo pomeriggio del Mariani Pavone, 38 punti per Tolentino e Notaresco, 37 per la Vastese, 36 per il Porto d'Ascoli, 35 per Matese e Chieti, 33 per Vasto Girardi e San Benedettese, 30 punti per il Castelnuovo, 29 per il Monte Giorgio, 27 per Fano e Castelfidardo, 12 per il Nereto, 4 per l'Aurora Alto Casertano. Saluto in collegamento anche chi oggi ci ha raccontato la partita tra Chieti e Vastese, Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera e un saluto al mister. Brevissimo. E allora, prima di iniziare la discussione, partiamo con il servizio della partita, che è iniziata più tardi delle altre perché iniziava alle 15, ma è un derby tutto di casa nostra. Chieti Vastese 0-0. Servizio firmato per noi da Stefano Recanati. Finisce a reti bianche il derby tra Chieti e Vastese, sostanzialmente un punto giusto, anche se a recriminare di più al termine dei 90 minuti sono gli ospiti vicini in più di un'occasione alla rete. Bella la cornice di pubblico all'Angelini con la curva Volpi, che per l'occasione del centenario dà vita ad una coreografia che ricorda i tempi migliori della squadra neroverde. Peccato per l'assenza dei tifosi di fede aragonese dalla parte opposta, per loro trasferta vietata. Netiatini rientra di Renzo in difesa, nel 3-5-2 di Lucarelli conferma per il tandem offensivo Fabrizio Orlando. Nello scacchiere iniziale biancorosso invece non ci sono Alessandro e Monza, spazio in avanti a Stivaletta. Gara su ritmi da derby vero già dai primi minuti, ma a prevalere sono le due difese molto attente a concedere pochi spazi ai rispettivi avversari. La Vastese prova a sfondare con gli inserimenti da dietro di Pierpaoli, ma il centrocampista in due occasioni viene fermato dalla bandierina su del secondo assistente. Dall'altra parte il più pericoloso è il solito Fabrizi, ma il numero 9 prima manca di precisione, mentre al 26esimo trova la lettura perfetta di Rienzo a dirgli di no.
Con il passare dei minuti però cresce la paura delle due squadre nello scoprirsi ad allora i calci piazzati potrebbero essere la via giusta per sbloccare la contesa. Accade così al 40esimo con un traversone da fermo di Agnello che trova l'incornata di Pierpaoli. Fusco prima e in seconda battuta il palo salvano il punteggio. Gli aragonesi chiudono in avanti la prima frazione con il Chieti che deve dire ancora una volta grazie a Fusco che mette in corner una botta da fuori di Agnello. La seconda frazione si apre sulla falsariga di come si era chiuso il primo tempo, ovvero con la Vastese pericolosa. Stivaletta, oggi nell'inedito ruolo di centravanti, supera sullo slancio Bassini, ma il destro del numero 10 è forte ma manca di precisione. Tre minuti più tardi Di Filippo dagli sviluppi di un corner a non trovare la deviazione vincente da due passi. Ancora Di Filippo a farsi vedere in area avversaria che nell'occasione viene messo giù dall'intervento al limite di Fusco, ma il direttore di gara dice che si può giocare. Il Chieti prova sempre ad uscire palla a terra, ma come successo nella prima parte di stagione fa difficoltà a concludere in porta. La Vastese vorrebbe approfittarne con Pierpaoli, il migliore in campo, ma la conclusione di controbalzo dal limite chiama ancora una volta Fusco agli straordinari. Spinto dal pubblico, il Chieti prova a riversarsi in avanti alla ricerca del gol e protesta al 40esimo quando Koulibaly entra a contatto in area di rigore, ma Leotta di Acciriani fa proseguire scatenando le proteste della panchina ed a farne le spese Luca Orlando che si prende il rosso da parte del direttore di gara. Non c'è un attimo di respiro, è l'ultima occasione per la Vastese, ma la bordata dal limite di Ficarra trova ancora una volta pronto Fusco a salvare il risultato. Ora la sosta per ricaricare le batterie alla ripresa Vastese che ospiterà il Tolentino, mentre il Chieti impegnato in un altro derby contro il Castelnuovo. Ecco, abbiamo visto il servizio, mister, come possiamo leggere questa partita? Innanzitutto bellissima la coreografia, fammi dire, insomma, ci riconcilia un po', avevamo un po' di astinenza da grande pubblico nella nostra regione. Eccola qua, grazie a Stefano Recanati che ci ha inviato questa macchina. E poi la partita com'è stata? Sì, allora, lasciatemi dire che comunque le 2000 presenze oggi allo Stato Angelini, mancando poi la parte della Vastese, che è un peccato che in queste categorie non si possa, almeno quando ci sono questi derby, non si possano vedere delle partite con le tifoserie avverse, che poi in realtà ormai c'è solo cercare di seguire la propria squadra, non c'è niente di male, però così è stato. Beh, oggi è stata una giornata di festa dei tifosi del Chieti, perché hanno onorato i 100 anni. C'è stato un chiamato alle armi, per certi versi, lasciatemi dire questa cosa, nel senso che i vecchi tifosi sono stati convinti a tornare allo stadio, la società l'ha agevolati anche con un prezzo molto basso, ed ecco qui una curva che ha fatto proprio il pieno. E è stata sicuramente una partita molto particolare, perché noi ci tenevamo a festeggiare con loro e forse all'inizio siamo stati pure un pochettino in imbarazzo. I ragazzi un po' l'hanno sentita all'inizio e abbiamo lasciato un po' troppo campo in manovra alla squadra avversaria. Per quanto riguarda la partita, sicuramente le occasioni migliori sono state della Vastese, molte venute da calci da piazzati, dove loro hanno comunque una discreta fisicità, ma comunque superiore alla nostra. Per quanto riguarda il livello di provare a livello di gioco, di distribuzione di gioco, di costruzione di gioco, forse noi ci siamo fatti preferire senza incidere. A contare le occasioni, sicuramente la Vastese ne ha avuta qualcuna di più di noi, però sostanzialmente noi siamo soddisfatti di questo pareggio, perché ci tenevamo soprattutto a prendere un gol nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo, negli ultimi minuti, come ci è capitato ultimamente qualche volta. E quindi noi continuiamo il nostro percorso, cioè che è cominciato all'inizio in maniera molto, con molti alti e bassi. Abbiamo trovato una certa continuità adesso nel girone di ritorno, perché abbiamo sicuramente una classifica importante nel girone di ritorno, però che va sommata a un girone d'andata non proprio all'altezza. E adesso dobbiamo quanto se risponde più o meno alla verità dei fatti, quanto cioè che il fatto che tu questa squadra adesso la senti un po' più tua, cioè risponde un po' di più a quello che era la tua idea all'inizio della stagione? Ma io ripeto che è un percorso per questo gruppo. Ecco, nel senso, perché era un percorso. Sì, ma lo sarà ancora, perché adesso noi abbiamo fatto una brutta sconfitta domenica a Castelfidardo e oggi dovevamo rispondere. E per certi versi abbiamo risposto, perché poi è stata una partita dove il mister D'Addario ha fatto tanta strategia,
è stata una partita molto molto a scacchi, perché ha tenuto in panchina Alessandro, Ficarra, Lonzi, Monza, Allegra, quindi col chiaro intento di fare un primo tempo in un modo e nel secondo tempo casomai calare un pochettino i suoi pezzi pregiati. Quindi nello ci siamo dovuti organizzare per affrontare anche un secondo tempo diverso. La squadra in questo momento è squadra, ha sicuramente delle cose dove dobbiamo migliorare ancora e crescere. Non è stata rivoluzionata nel mercato, abbiamo fatto delle scelte diverse, perché nell'11 base c'è solo Orlando che ha sicuramente alzato il livello e abbiamo preso alcuni giocatori che per il momento non stanno giocando sempre titolare. Quindi era un percorso, bisognava un po' aspettarla, fermo restando che la classifica è veramente particolare. Non dico che non mi piace, però è una classifica molto corta e bisogna nelle prossime 10 partite assolutamente raggiungere subito quota 43-44, perché si sta alzando molto la quota salvezza, anche la vittoria oggi del Castelnuovo lo dice. Quindi è un campionato molto molto equilibrato lì, non c'è una squadra, secondo me, anche la Reganatese, che è un'ottima squadra, non è così forte da ammazzare un campionato, però ci sta riuscendo perché sta inanellando molti risultati positivi, ma non è superiore a Notaresco, al Pineto e ad altre squadre, secondo me, al primo Fiuggi. Quindi forse solo la più continua. Assolutamente sì, perché le altre hanno avuto momenti di la San Benedettese stessa, in questo momento mi sembra che nel girone di ritorno noi e San Benedetto siamo primi in classifica, se non vado errato. Quindi per farvi capire che la San Benedettese ha una squadra adesso veramente veramente competitiva. Ecco, ha fatto un pareggio, oggi non ha giocato, ma risalirà sicuramente in classifica in maniera molto importante. Stefano, prima di venire da te, vado da Andrea, perché quello che ha detto Alessandro Lucarelli, Andrea, si avvicina moltissimo a quello che avevi detto te in un paio di puntate fa. Cioè, questa squadra, ovviamente parliamo del Chieti, che in realtà poi non è che abbia cambiato tantissimo volto da come era partita all'inizio della stagione, e chi è arrivato non è che abbia avuto un minutaggio tale da poter dire, beh, con l'arrivo di X la squadra è molto diversa. Probabilmente è una squadra che aveva bisogno di un certo numero di partite di rodaggio per rispondere a quella continuità di cui parlava Lucarelli. Sì, c'è stata una spolverata all'attacco con gli innesti di Orlando e del Wasni, ma poi in realtà gioca solo uno dei due, quindi insomma l'impatto del mercato è stato molto relativo, comunque ha dato una piccola mano, ma è cresciuta la squadra in generale, soprattutto si era creato questo sortileggio. Intanto lo saluto il mister, gli faccio i complimenti per il lavoro che sta portando avanti, ma si era creato questo sortileggio soprattutto per le partite casalinghe, un Chieti che era più sbarazzino, più spensierato in trasferta e anche capace di fare più risultati in casa, invece maggiori difficoltà. Il Chieti ha sensibilmente migliorato il suo campionato quando ha sensibilmente migliorato il suo rendimento casalingo. Ora c'è stata un'altra mini flessione con due partite casalinghe finite con due pareggi, ma soprattutto la brutta partita di Castelfidardo, cui il Chieti doveva rispondere, oggi in buona parte lo ha fatto, però doveva crescere tutta la squadra e la squadra è cresciuta, però non basta, perché il mister dice bene, la classifica è davvero particolare, perché è un attimo che sei in zona playoff o vicino alla zona playoff ed è un attimo che sei in zona playout. Oggi la vittoria del Castelnuovo, ma il Monte Giorgio ha fatto delle belle vittorie, la San Benedettese è una squadra che per organico non può stare lì, però è vicina a quella posizione, cioè voglio dire, salvarsi non sarà né semplice né scontato, ci sono due squadre, una Materasso, l'altra un po' meno, ma è condannata anche lei, purtroppo il Nereto, e poi le altre hanno tanti punti e quindi anche giocare sui distacchi sarà molto molto complesso, di conseguenza più si sta lontani dalla zona playout meglio è, ma in questo momento tante squadre sono vicino e il Chieti deve lottare per strappare la salvezza. Stefano, vengo da te perché ti chiedo anche a te un giudizio sulla gara, e poi possiamo dire che, adesso non me ne voglia nessuno, possiamo dire che è un pareggio che tutto sommato a Chieti va bene perché arrivava dopo la sconfitta di Castelfidardo, alla Vastese va bene perché nonostante abbia avuto più occasioni, però da continuità
ad una serie di risultati che poi sono stati interrotti solo dalla sconfitta interna col Matese. Poi la Vastese praticamente o le ha vinte o le ha pareggiate tutte, e dunque uno 0-0 che tutto sommato può far contenti alla vigilia della sosta un po' tutte e due. Sono stato troppo dolce? No, secondo me è un pareggio che può accontentare, per come è andata poi la partita, può accontentare tutte le squadre, perché comunque perdere oggi, visto che comunque sotto, e come diceva bene il mister, che la classifica è così corta, sotto con la vittoria del Castelnuovo una sconfitta delle due poteva accorciare ulteriormente la classifica. Allora un pareggio sostanzialmente che può essere preso con soddisfazione da tutte e due le squadre, e soprattutto secondo me lo può prendere con soddisfazione e il mister, e questo volevo chiedere, perché al di là del risultato, che sia arrivato un pareggio, poi poteva arrivare una vittoria, una sconfitta, ma secondo me per il mister oggi è stato importante vedere una squadra che ha reagito dopo una sconfitta così pesante a Castelfidardo. Vista la prima parte di stagione, dove il Chieti una volta che prendeva gol, una volta che andava sotto, poi non riusciva a rialzarsi, questa è una vera prova di maturità, rialzarsi da una sconfitta veramente, veramente brutta come quella di Castelfidardo. Sì, noi ci siamo rialzati in maniera un po' più completa all'andamento dell'andata, perché noi abbiamo chiuso con una sconfitta in casa col Pineto, una sconfitta fuori casa a Trastevere, mi ricordo molto brutta, vincevamo, avevamo recuperato meglio, perdemmo a tempo scaduto e poi a Trastevere nel primo tempo vincevamo 2-1. È chiaro che adesso la squadra ha la sensazione di potersene, di avere un po' più di struttura, un po' più anche di fisicità, questo perché in quel percorso che vi dicevo, come dicevate prima in studio, è giusto, cioè alcuni calciatori hanno dovuto prendere il ritmo della Serie B, hanno dovuto riprendere il ritmo della Serie B, quindi c'è voluto un po' di tempo, giocatori come Fabrizi, lo stesso Di Mino, lo stesso altri calciatori, gente che Pietrantonio che tanto che non faceva la D, c'è bisogno comunque di un minimo di tempo per potersi riabituare. Adesso noi questo passaggio l'abbiamo fatto, abbiamo fatto uno step importante vincendo 5 partite di seguito, se non l'avessimo fatto, vi dico sinceramente che stavamo qui a parlare d'altro, forse non c'ero neanche io che parlavo, però vi dico che adesso 10 partite ci servono veramente tanti punti e bisogna farli il prima possibile, perché dobbiamo giocare con l'Aurora Alto Casertano, ma ci devono giocare tutti, quindi quei punti diciamo che sono un pochettino per tutti, e quindi bisogna si alza la quota salvezza, ci sono i scontri diretti, noi andiamo a Castelnuovo la prossima, avremo 2 giocatori in meno perché Mariani e Orlando sono squalificati, e già a Castelnuovo sarà una partita, comunque io la vedo come uno spareggio vero e proprio, nel senso dove sicuramente Castelnuovo c'ha più da perdere di noi, è più pericolosa per il Castelnuovo, però è una partita che noi non possiamo sbagliare, poi ne abbiamo 2 in casa, il mercoledì con il Matese e poi con la San Benedettese, se siamo bravi in 3 partite chiudiamo il discorso, se non siamo bravi dobbiamo soffrire fino all'ultima partita. Mister, posso chiederti a livello di singoli, perché il processo di crescita a cui facevi riferimento prima è globale sì, ma anche passa attraverso la crescita dei singoli. Posso chiederti in positivo da chi sei rimasto più piacevolmente stupito? Cioè chi ha avuto maggiori margini di crescita durante la stagione? Beh, sicuramente se mi parli di singoli sono cresciuti un po' anche i ragazzi che sono arrivati a novembre, tipo Mele, Ventola, però ecco Fabrizio è quello che ha fatto il salto più importante, ormai protegge palla ai tempi giusti, oltre che essere un rapinatore d'aria, e non ha mai fatto tanti gol come quest'anno, neanche in altre categorie più inferiori. C'è comunque, non so, il ragazzo 2003 di Mino, sicuramente un ragazzo che ha tantissime qualità ed è cresciuto veramente tanto. Non lo so, poi ecco oggi ha fatto una prova molto molto importante di Renzo Giovanni 2002, ha fatto una prova veramente veramente importante. Ci sono dei giocatori dove il Chieti nei prossimi anni può puntare e costruire ancora su questo gruppo, secondo me la società
ha dei giocatori adesso di proprietà, sta facendo anche le cose giuste, perché comincia ad avere un parco giocatori che può essere una base per ripartire, non so per quale tipo di obiettivo, però sicuramente ha una base adesso. E la società comunque io la devo anche ringraziare, perché loro, c'è stato un momento sotto Natale che effettivamente erano un po', diciamo, avevano la voglia, non dico la voglia, però volevano cambiare, perché volevano forse dare uno scossa alla squadra. Sono stati bravi e li ringrazio a tenermi, a credere ancora nel mio progetto, perché comunque veniva anche dalla vittoria di un campionato, quindi bisogna dare meriti anche alla società, che è stata brava in quel periodo a farci stare tranquilli e a ribadire la fiducia, e noi a lavorare molto in quel periodo che abbiamo approfittato del prolungamento del campionato, cioè della sosta, lì abbiamo lavorato veramente tanto e abbiamo fatto un grande lavoro, il segreto è stato un po' lì. Andiamo ad ascoltare alcune voci al 91esimo di Chieti Vastese. Ascoltiamo ovviamente la parte aragonese della sfida, Fulvio D'Adderio, e poi ci ascoltiamo il patron del Chieti, Giulio Trevisan. La volontà era quella di giocarci la partita come è giusto fare, insomma, e quindi siamo venuti convinti di fare una buona gara. Diciamo che abbiamo preparato la partita perché loro sono bravi, hanno idee di gioco, quindi noi dobbiamo poi far sì che queste idee vengano meno e dobbiamo creare dei problemi, non solo in fase difensiva ma anche in fase offensiva. E devo dire che i ragazzi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato con un grosso dispendio di energie, però hanno cercato di applicare quelle cose e le hanno fatte abbastanza bene. C'è il rammarico, Lucarelli è una persona per bene prima di tutto ed è un ottimo allenatore, nonostante abbia fatto categorie più basse, e fa giocare il Chieti molto bene, con idee di gioco e con un ottimo sviluppo. A noi sta poi controbatterli e cercare di andare a mettere le nostre idee. Non era semplice in una giornata particolare per il Chieti, non era semplice, però volevamo fare anche un regalo ai nostri tifosi. Pierpaolo sta crescendo, l'abbiamo preso in questo mercato, insomma sta crescendo, un giocatore anche tatticamente bravo, e come tutti i ragazzi giovani bisogna stare con i piedi per terra e non esaltarsi facilmente, quindi dobbiamo anche centellinare, però devo dire che anche Sansone, che è in 2003, è un giocatore che dà equilibrio, abbiamo Monza, insomma diciamo ci stanno diversi ragazzi, ma anche a Chieti è la stessa cosa. Ma diciamo che va bene così, è chiaro che riavvolgendo il naso della partita un po' di delusione c'è, perché insomma oggi certamente l'arbitro non è stato il migliore in campo, c'è stata questa situazione di due rigori che credo che l'abbiamo visti tutti, erano piuttosto netti e purtroppo non ce li hanno dati, era una partita molto sentita sia da noi che dai nostri avversari, quindi va bene così, comunque un po' di amarezza rimane. Ma guarda, io un po' me l'aspettavo, perché secondo me la Vastese aveva visto le nostre ultime partite, aveva studiato bene come abbiamo giocato, quindi ha cercato soprattutto nel primo tempo di bloccare le nostre trame di gioco facendo molta pressione, quindi lavorando molto sulla velocità del gioco. Noi abbiamo fatto un po' di fatica obiettivamente il primo tempo, però il secondo tempo nettamente meglio per noi. Ma guarda, io non è una questione di motivazione, diciamo che oggi io vivo il presente oggi ci dice che a Chieti c'erano tantissime persone allo stadio che sono venute a vedere il Chieti, c'è un grande amore, è tornato un grande entusiasmo, il centenario ha, e anche il comitato organizzatore del centenario ha il merito di aver rinnovato la passione per il calcio e per la squadra in questa città, e quindi adesso speriamo di continuare così. Eh sì, grande pubblico, il centenario ovviamente, il filo rosso che tiene unito insomma questa grande passione, però Stefano, le parole del patrono Giulio Trevisan ci introducono all'angolo Moviola, perché noi nel tuo servizio abbiamo visto un paio di situazioni, ecco, da dove partiamo? Sono due gli episodi da Moviola, uno per parte. Sì. La prima è al 37esimo della ripresa, è un intervento di Fusco su un calcio di punizione di Filippo, salito dalle retrovie, l'intervento del portiere
Un po' così, resta un po' in dubbio perché sembra colpire in pieno volto il difensore con Di Filippo che aveva spostato il pallone di testa. Il direttore di gara ha fatto proseguire l'azione, ci sono state delle timide proteste della Vastese, però si è continuato a giocare, poi Di Filippo è rientrato anche in campo fortunatamente. Andrea? Beh, è una situazione al limite dove alcuni arbitri possono fischiare, altri no. Dico che se fosse stato dato il calcio di rigore non ci sarebbe stato di che scandalizzarsi, perché arriva nettamente in anticipo il giocatore della Vastese e il portiere del Chieti lo colpisce e comunque gli reca un danno nel momento in cui va a fare la torsione. Quindi è un rigore che si può dare. Però insomma, sono convinto che è di quelle situazioni borderline dove c'è chi la interpreta in un modo, chi in un altro. Questo è quanto. Mister, tu come la interpreti? Ovviamente cercando di spogliarti per quanto possibile dal fatto di essere l'allenatore della squadra che l'avrebbe potuto subire il rigore. Ma io ci poteva stare il rigore, sinceramente, perché il portiere fa una valutazione errata sulla traiettoria, la tocca prima l'avversario e poi lui frana diretto sull'attaccante, sul difensore Di Filippo. Cioè, come ci potevano stare i nostri due, perché uno di quelli che parla il nostro il patron Trevisan è, cioè, quello su Koulibaly è forse un fallo lo vediamo di mano. Credo che quello, sia quello, cioè, la no, seconda, forse si riferiva anche a un fallo di mano che c'era stato in area di rigore della Vastese sempre nel secondo tempo, però alla fine io non discuto mai le decisioni, perché l'arbitro, ecco, non ha avuto tanta forza nel prendere la decisione, cioè è stato un po' troppo democratico secondo me non prendere la decisione. L'arbitro era Leotta di Acireale. Vediamo il secondo episodio, Stefano, su cui invece sì, recrimina il Chieti. Sì, al 40° del secondo tempo è il Wasnik che allarga per Koulibaly, che entra a contatto in area di rigore con Alessandro, va giù. Ovviamente le proteste del Chieti, ne farà le spese anche Orlando in panchina. Anche qui il direttore di gara, senza mezzo dubbio, fa proseguire su questo contatto. E il contatto a cui si riferiva anche il padrone, che poi io non ho, ecco, anche il mister che non ho isolato, ma l'ho rivisto bene, il pallone finisce nettamente sul corpo del difensore della Vastese. Dunque anche lì secondo me i rigori non ci sono. Ok, su questo invece episodio, Andrea? Beh, ci può stare, è un rigore che Koulibaly cerca, perché mi sembra che lui rallenti la corsa appena entrato in area di rigore, però sono cose che ci stanno. Alessandro lì era stato un po' troppo incauto ad appiccicarsi troppo nei confronti di Koulibaly, quindi anche questo è un rigore che l'arbitro probabilmente non dà, perché pensa che Koulibaly abbia frenato forse apposta per farsi fare il fallo. Forse nel primo caso ha detto beh, comunque il colpo di testa lo ha fatto, però c'è un danno procurato, e nel primo caso e nel secondo. Eh sì, mister, da qui in avanti insomma hai detto che probabilmente la quota non è una costante quest'anno sia in Serie C che in Serie D, che questa famosa quota 40, che io mi porto dietro almeno da 20 anni credo, la famosa quota dei 40 punti dove sei sicuro, anche in Serie D va a farsi benedire come in Serie C. Ma che cosa succede a questi campionati? Cioè, chi sta davanti non è più così forte come negli anni passati, o chi sta dietro è più competitivo rispetto alle stagioni scorse? Ma diciamo che la paura fa 90 e ti fa correre più veloce, e quindi quando sei dietro, tipo il Castelnuovo, voglio dire, c'ha 30 punti con 4 vittorie, va a 42 e ne può perdere 6 delle prossime 10, per esempio. Quindi a me mi sembra un po' che ci sono gli scontri diretti, naturalmente poi tante cose si compensano, però ho l'impressione che sia un po' più alta, ho l'impressione, poi casomai a fine campionato ci saranno delle squadre che non faranno più punti e quindi ti salvavi anche a 42, io questo poi lo vedremo, io non ci voglio pensare, voglio solo pensare a cercare di fare più punti possibili. Volevo ringraziare il mister D'Addario della Vastese per le parole,
perché comunque fa sempre piacere, poi soprattutto da un allenatore navigato, esperto, che oggi ha fatto tanta strategia. È stata molto interessante la partita, sembrava una partita a scacchi secondo me a un certo punto. Purtroppo non è stata una bellissima partita tecnicamente, quello lo riconosco, però è stata una partita vera in uno scenario da Serie C, quindi l'augurio che il Chieti, la Vastese e altre piazze importanti possano tornare in Serie C e fare questi derby in questo tipo di categorie. Lo volevo peraltro, anche mister, le dico che le arrivano, mi sono arrivati in questo momento, quindi glieli giro, i saluti del presidente della Vastese Franco Bolami, che mi scrive: salutami il mister, e io giro i saluti del presidente Bolami ad Alessandro. Fa sempre piacere e lo ringrazio, quindi lo ringrazio, lo saluto. Oggi non l'ho visto lì allo stadio, però ho visto gli altri dirigenti e l'ho salutati, quindi è rimasto come deve essere, un buon rapporto tra addetti ai lavori. Quindi deve continuare così. Stavo dicendo, ma neanche da Serie C, un scenario sì, da categoria anche due o tre volte superiore, perché noi anche in Serie C, insomma, la seguiamo il girone delle Abruzzesi, ma anche gli altri gironi. Una curva così, con quella coreografia, io non la ricordo in epoca molto molto recente. Magari qualcosa mi scappa, soprattutto per i campi del sud, però una coreografia del genere è forse di almeno due categorie superiore, davvero. Sì, complimenti. Sì. No, veramente sì, complimenti, sono d'accordo. Sì, sono d'accordo, perché poi loro veramente questa curva è qualcosa di speciale, lo è. Io lo dico anche da esterno, perché sono di Avezzano, e vi dico che questa curva, anche quando non sono così tanti, loro sanno riconoscere una squadra in difficoltà, la sanno aiutare, sanno anche protestare, perché se vogliono protestare perché le cose non gli vanno bene, sanno come fare. Però prima di contestare stanno molto attenti se devono da subito oppure cercare prima di aiutare. E loro l'ho sempre visti come una tifoseria molto matura e molto rispettata, e oggi mi hanno fatto un'impressione importante, perché veramente quando mi sono girato e ho visto quella curva non mi sembrava di stare in una squadra, in una partita di Serie D, come dite voi, neanche di Serie C, vedendo quello che si vede negli stadi. Io qualche partita di Serie C la vado a vedere, e ragazzi, oggi era veramente una partita diversa. Però era il centenario, vi ripeto, oggi era una festa del Chieti, e io quando mi sono avvicinato ho visto delle persone molto molto adulte che avevano il megafono. Mi sembrava di tornare agli anni in cui, volendo, anche ad Avezzano c'erano queste presenze allo stadio, no? Tanti anni fa, 15-20 anni fa, gli stadi erano pieni, comunque c'era più gente. Adesso per tanti motivi ne vediamo sempre meno, però oggi c'è stato veramente un rientro. Oggi, mister, anche dalle tue parti c'era un discreto pienone, Sì, sì, lo so, mi è arrivata qualche notizia. È un derby che però io ho assistito da tifoso in passato. Ricordo una partita, erano quasi 3.500 spettatori, oggi a Avezzano ce ne saranno stati 1.500. Io ho visto dei derby in Serie D di Avezzano L'Aquila veramente con un po' con tantissimi tifosi. Quindi comunque sempre qualcosa abbiamo perso in questi anni. Quindi tante volte quando le questure, le prefetture non fanno venire i tifosi, trovano una scusa per non farli venire. Ho capito che vogliono stare attenti all'ordine pubblico, però non farli venire è pure troppo facile, cioè bisognerebbe trovare un modo per farli venire senza avere il rischio di contatti, se vogliono, di stare attenti sì, però se togliamo anche questo allo sport veramente non rimane nulla. Assolutamente. Gol strepitoso, sì, di Michele Bisegna oggi, che quando serve, il mister lo sa, i gol pesanti li segna, sì, e oggi ha fatto un Eurogol. Quello più importante lo fece sei anni fa con me, l'ultimo secondo, quindi Michele è il mio amuleto, esatto, quindi me lo porto volentieri al cuore. Assolutamente, peraltro prima della partenza per Chieti anche i tifosi della Vastese, questo, avevano incitato la squadra proprio in partenza verso Chieti, perché comunque le due tifoserie, inutile girarci intorno, hanno una discreta rivalità tra di loro. Ecco, è un peccato che non ci sia stata la parte biancorossa, che sarebbe comunque stata minoritaria perché la Vastese giocava in trasferta, ma sarebbe stato uno spettacolo con una cornice bellissima, stupenda. Già solo la parte nero-verde mi fa immaginare quello che sarebbe potuto essere col pienone. Oh, peraltro, Stefano, prima di salutare il mister, lo ringraziamo, te oggi hai
ricordato l'ultimo precedente prima di oggi tra Chieti e Vastese. Devo però, ti ho ascoltato in cuffia, 2008, vittoria della Vastese con gol di Bonfiglio, ma ti devo riprendere perché all'epoca era... Era la seconda divisione. L'ha provasto. Okay. Non aveva ancora la denominazione Vastese. Io quella Vastese lì, Andrea se lo ricorda, quando c'erano Bonfiglio, Ludovisi, Ciccio Potenza, era una provasto davvero incredibile. Quindi, ottime, belle firme. Va bene, Stefano, invece facciamo un po' un mini punto in casa Vastese, vediamo la classifica. Secondo te, come, al di là delle parole di D'Addario, come va preso questo pareggio? Va preso come un punto buono, non c'è da fare drammi, perché comunque con questo pareggio dà seguito ai risultati. La squadra di D'Addario continua a stazionare nelle zone alte della classifica ma riesce a mantenere vivo anche un piazzamento nei playoff per il futuro. Ecco, questa Vastese che non era partita benissimo all'inizio d'anno e dunque può levarsi delle belle soddisfazioni, quindi secondo me un punto da tenersi stretto in ottica futura, perché poi alla ripresa del campionato c'è un osso duro come il Tolentino e sarà quasi uno scontro diretto. Certo. Mister, per chiudere, prima di salutarti, questa sosta arriva a puntino oppure no? No, è perfetta per noi. È perfetta perché dobbiamo sistemare un po', perché ho utilizzato alcuni calciatori, meno altri, e quindi è un'occasione per ripristinare un po' la condizione fisica di chi ha giocato meno e di far recuperare chi ha giocato un po' di più per riportare lo stesso livello, per avere una giusta competizione dalla prossima partita, perché poi si ricomincerà domenica, mercoledì, domenica, quindi c'è bisogno subito di stare tutti a posto, perché in quella settimana noi dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo, perché comunque io ci voglio ancora credere che possiamo stare nella zona playoff. Quindi se siamo bravi, facciamo bene in quelle tre partite, che ne abbiamo due in casa, perché no, guardare sempre dietro è giusto, però voi lo sapete che a me piace guardare sempre avanti, quindi possibilmente vorrei cercare di provare a fare qualcosa. Queste tre partite ci diranno che cosa. Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, davvero in bocca al lupo, buona sosta innanzitutto e poi buona prosecuzione di campionato. Io vi ringrazio, fa sempre piacere, saluto Andrea. Ciao, mister. Con affetto anche, e ciao, quindi ciao, buon lavoro e ci vediamo prossimamente magari. Grazie mister, buonasera, un abbraccio mister. Ovviamente ciao, grazie mister, anche ciao. Alla Rete di Calcio che ci ha messo a disposizione mister Alessandro Lucarelli. Oh, peraltro ci hanno scritto prima, quella Provasto era uno squadrone, quella Provasto fece una rimonta pazzesca contro il Fano ed è il gancio per il prossimo servizio, che però, cioè la sconfitta del Fano a Notaresco, pensa dove sono andato a prendere il gancio. Prossimo servizio sarà a Notaresco Fano dopo la pubblicità. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, come promesso, adesso ci vediamo a Notaresco Fano. Io saluto in collegamento Luca Di Pasquale. Ciao Luca, ben ritrovato. Buonasera a voi. Te oggi eri al Savini, cioè a me, eravamo distanti un metro, e così ci puoi dare anche una lettura di quella che è stata la partita dei rossoblù. Cioè, andiamo a vedere il servizio, poi rientriamo e commentiamo, va bene? Notaresco Fano 1-0. Il Savini torna alleato principe di un Notaresco a cui basta la rete di Vittorio Esposito nel classico gol dell'ex per piegare la resistenza di un Fano che capitola per l'11ª volta in stagione. Partita brutta, specie nel primo tempo, moduli speculari e la sensazione di non voler osare più di quanto sarebbe lecito per non lasciare lo scalpo all'avversario. Paroni di casa senza mai influenzato e senza spunti nei primi 45 minuti dominati dai tanti. Troppi errori in fase di impostazione che rendono lo spettacolo davvero povero. A ravvivarlo senza fortuna ci prova Serges con il diagonale troppo stretto, mentre a Pampano sul lato opposto, 10 minuti dopo, manca il momento dell'assist verso il centro. A fine tempo gol annullato a Dorato, sostituto Di Maio, partito in offside al momento del servizio di Frederick. Tutto qua il primo tempo. Musica solo leggermente migliore in una ripresa nella quale Valenti fa capire che il Notaresco vuole provarci. Olivieri attento nella respinta.
preludio questo al vantaggio di casa che arriva al minuto 57 quando Dorato in veste di assist man chiama il rigore in movimento di Esposito che batte Olivieri e ferma il gol che deciderà l'incontro. Il Fano a questo punto, non avendo più nulla da difendere, prova a rimettere subito la gara in equilibrio e quasi ci riesce. A stretto giro di Caxio, entrato nel primo tempo per Herrera, indirizza il sinistro verso Shiba, bravo nella ribattuta ma che sarebbe stato inerme sul tap-in, che invece Variale sparacchia alle stelle. Tortori tenta dalla distanza con poca precisione, esattamente come quella che contraddistingue la girata di Casolla, bravo a districarsi in area, meno nell'indirizzare la battuta mancina. Padroni di casa che prima di andare in protezione del risultato ci provano con Valenti, l'uomo a cui ci si aggrappa spesso quando davanti le cose girano poco. Tiro alto al 73esimo imbeccato da Esposito, sassata mancina 6 minuti dopo, ancora disinnescata da Olivieri. A questo punto il notaresco passa la linea difensiva 5 di Licaxio, l'ultimo velleitario tentativo prima del triplice fischio che regala ai rossoblù due settimane da vivere serenamente in attesa della ripresa che porterà allo sprint finale per i primi posti. Si sono incontrate due squadre innanzitutto valide, perché il Fano sta in classifica sotto, ma è una squadra del tutto rispetto. E una partita che si è giocata molto in maniera tattica al primo tempo, e tutte e due messe bene in campo, ci siamo un pochettino equivalsi per quanto riguarda il primo tempo, però poi il secondo tempo è venuto fuori un po' di più la nostra capacità di poter vincere. E da quando siamo ripartiti dopo Porto d'Ascoli è cambiata l'aria, la squadra ha un altro tipo di testa, un altro tipo di mentalità. E un mese fa questa partita non l'avremmo mai vinta e oggi l'hai vinta soffrendo tutti quanti insieme, giocando anche a sprazzi molto bene. E ripeto, contro una squadra che secondo me sta lì sotto per caso perché ha dei giocatori di valore e mi ha fatto una buona impressione come è andata, quindi oggi è una vittoria importante tra due squadre che sono delle squadre che devono fare un campionato di vertice all'inizio e sono con degli organici importanti, quindi è stata una bella partita tirata, l'abbiamo vinto meritatamente credo, perché l'abbiamo meritata e siamo contenti di questo perché oggi la vittoria è troppo importante. Meglio essere delusi e stare in zona playoff. Purtroppo gli eventi hanno voluto che disputassimo un campionato, che lottassimo per la retrocessione. Un'ennesima partita, siamo qui a commentare l'ennesima partita dove comunque la squadra ha disputato secondo me una buonissima partita. Ci è mancato il gol, abbiamo creato due o tre situazioni, credo. Da un punto di vista del gioco credo che il pari ci sarebbe stato addirittura stretto. La squadra ha provato a fare la partita, soprattutto il primo tempo, eravamo molto in palla e forse quando hai quei 20 minuti, mezz'ora che sei in palla, lì devi affondare il corpo e non c'è riuscito. E dispiace per i tifosi ancora una volta che ci hanno seguito. E ci aspetta un finale di stagione molto molto critico, però in queste situazioni bisogna affrontarle perché la realtà è questa, ci sono tante partite ancora a disposizione, abbiamo dimostrato che la rabbia che ho, che abbiamo dimostrato che possiamo far punti con tutti, così come perderli. Oh, Luca, vengo da te per un'analisi di una partita in cui onestamente primo tempo abbiamo avuto bisogno di un po' di caffeina, onestamente, non è stata una grande partita nel primo tempo. Beh, come diceva, intanto buonasera a tutti, come diceva sia il mister che il direttore Califano, una partita equilibrata, il primo tempo in effetti non è stato entusiasmante più di tanto. Si senti, sono quando hai visto i 4 minuti di recupero del primo tempo hai avuto anche te un mancamento? Sì, perché non c'era il bar vicino per prendere tempo. Un caffè. No, giustamente al Fano la partita come si era messa, il punto stava a mantenere tranquillamente, la poteva un punto d'oro fatto in un campo come quello di Notaresco, che è una rosa che lo ripeto più volte, che poteva ambire tranquillamente la prima posizione, quindi è come se andasse a fare un punto in casa di una capolista delle prime 3-4 del vertice, e faceva anche morale. E per quanto riguarda invece il mostro, rivedere il gol annullato, se uno ci fa caso, del Fano nessuno si è lamentato, nessuno ha alzato il braccio per indicare il fuorigioco. Cioè, anche se io poi l'ho isolato
e purtroppo non riusciamo a farvi vedere la posizione di Dorato al momento del passaggio di Frederick. Se volete lo possiamo anche rivedere, c'è anche un fermo immagine, ma vi renderete conto da soli che non c'è la possibilità di farvi vedere, ecco il momento in cui parte il pallone, e questo purtroppo non si vede la posizione di Dorato, lo vediamo quando qui tocca il pallone, ma oggettivamente con le immagini non possiamo darvi la certezza che fosse in posizione di fuorigioco, oppure no. Quindi questo, grazie perché mi hai fatto anticipare un tema che avrei dovuto affrontare e che però liquidiamo così. Senti, io un po' l'ho definita con il direttore sportivo del Fano Gianni Califano una sfida tra convalescenti, e lui, ed è stata l'inizio della sua risposta, ha detto sì, però è anche vero che è meglio essere convalescenti nella posizione del notaresco che nella posizione nostra. Questo non cambia però che probabilmente siano le due deluse di questo campionato. Beh, dispiace perché sentivo pure in tribuna che qualche risultato in più come continuità, credo che il notaresco avrebbe potuto avere sicuramente qualche punto in più e giocarsela più che altro fino alla fine e non avere il distacco che c'è ora dalla capolista, vedendola anche che perde punti in casa propria la stessa Recanatese. Mettiamo caso che non avesse vinto domenica scorsa a Trastevere, ancora di più c'era il rammarico di non aver puntato fino alla fine, e qualche risultato l'ho visto in notaresco quest'anno, spesso in casa, a volte è stata anche sfortunata, ha perso delle partite incredibili. E il rammarico c'è, deve essere sincero. E per quanto riguarda il Fano, probabilmente sono nati con altre ambizioni, poi ci sono state anche varie vicissitudini societarie finché l'hanno risolta e hanno cercato di prendere anche qualche giocatore importante, tipo l'ultimo che hanno preso, il centrocampista Scoppa, quindi bene o male si sono attrezzati anche bene. Sicuramente un conto giocare per i playoff, un conto trovarsi sotto imbragate nei playout, in una piazza importante esigente come quella di Fano. Senti, Luca, ti chiedo un passaggio delle dichiarazioni di Epifani, poi ti faccio sentire un altro pezzo dell'intervista, però un passaggio che abbiamo sentito è stato: tempo fa partite come questa l'avremmo persa. Sei d'accordo? Sì, perché l'ho vista diverse volte in casa e giocando, e li hanno persa. Poi una volta che vai sotto di un gol non riesci a reagire subito, non c'è subito la giocata di Valente o lo stesso Esposito, e fai fatica poi a rimetterle in carreggiata. Infatti credo che quest'anno 7-8 sconfitte credo che abbia fatto il notaresco, e già facendo con qualche vittoria in buio avrebbe chiamato 44-45 punti. Certo. Stavi lì, no, sicuramente alla fine non l'avresti fatto prima, ma avevi lo stimolo di giocarti ogni partita con l'intensità, la voglia fino all'ultimo minuto, perché sapevi che con la vittoria è un passo falso di chi sta davanti. Secondo te, scusami Luca se ti interrompo, secondo te che cosa è mancato? Qualcosa proprio di tecnico, qualche elemento, oppure ad un certo punto forse la convinzione di potercela fare in alcuni frangenti? Cioè, che cosa è mancato a questa squadra secondo te? Perché comunque parliamo di una squadra che anche oggi in una partita, lo dico io, bruttina, ma con i singoli ne è venuta a capo. Quindi è una squadra che ha un potenziale, ha nella faretra la possibilità anche di vincere partite che non sono proprio indimenticabili. Quindi parliamo di una squadra molto, molto forte. Vabbè, come individualità il notaresco negli anni ci ha insegnato che sono riusciti sempre a prendere giocatori tecnici e molto bravi e duttili. Credo che il Valente di turno, lo stesso Esposito o il Maio, non credo che le altre compagini ce li hanno. Quindi credo che la giocatina Valente pure oggi si è fatta una partita tra virgolette spenta, nel senso normale. Però a 2-3 spunti avrebbe potuto cambiare la partita in qualsiasi momento. Oggi ho visto Esposito più pimpante, mi è piaciuto anche molto di Avarra oggi.
Diarra, sì, scusa. Sì. Oggi sì. Mi è piaciuto tantissimo. Forse oggi ho visto la difesa un po' imbacciata del Brescia, se non me la voglia nessuno, l'ho visto un po' a volte non in affanno, però leggeva poco le situazioni di gioco, sia qualche errore di Speranza che di Galma, nel senso, se devo dire qualche pecca. Il Fano, secondo me, di quello che sta là sotto è quello che può uscire tranquillamente dalla zona, diciamo, dalle paludi, perché credo che sia, come ha detto giustamente il mister Epifani, ha un organico di rilievo, perché, anche se poi quando ti trovi lì sotto non è sempre semplice. Ci ascoltiamo un passaggio dell'intervista, poi voglio un giudizio da te e da Andrea su questa considerazione, perché adesso siamo alla 24esima giornata, manca ancora un po' alla fine, però dei bilanci, seppur sommari, si possono iniziare comunque a fare allo stato attuale delle cose. Ci ascoltiamo questo passaggio dell'intervista a Massimo Epifani. Posso farti una domanda, perché oggi è caduto un'altra volta alla Recanatese, non è la prima volta che accade, non è la prima volta che lascia punti per strada. Ora è chiaro che sono discorsi che al notaresco non riguardano più, però guardando un po' indietro, ci dici quanto rammarico c'è, perché questo era un campionato contendibile? Rammarico tanto, tantissimo, perché io forse sono stato uno dei pochi, non ripeto, forse mi pigliano proprio per matto, ho detto questo è un campionato apertissimo, perché ci sono, è forse l'unico anno che è livellato in alto, non è livellato in basso, pensando che il Fano e la San Benedettese stanno sotto, che sono due squadre fortissime, quindi questo è un campionato molto difficile, le squadre che si devono salvare sono squadre ostiche, c'è grande rammarico, sicuramente abbiamo avuto delle problematiche importanti, che abbiamo fatto 5-6 partite con 13-14 giocatori effettivi, ma non è piangeria questo, abbiamo avuto il Covid due volte, è logico che quando ti capitano tutte queste cose dispiace, perché eravamo partiti per fare un campionato di vertice, e poi il calcio non è detto che può succedere, mancano ancora 10 partite, mancano 30 punti, può succedere di tutto, quindi noi siamo contenti che siamo ripartiti col piglio giusto, cercheremo di fare il massimo da qui alla fine, di arrivare più in alto possibile e poi vediamo quello che abbiamo fatto, sicuramente rammarico c'è tanto, ma purtroppo il calcio in questa categoria vince solo una, tu parti con dei propositi importanti, poi magari hai delle problematiche, le cose ti vanno male, perché poi è così, il campionato magari esce in una maniera, l'anno scorso abbiamo lottato fino all'ultima giornata, fino a 3 giornate alla fine per vincerlo, quest'anno siamo lì, siamo un gruppo di 6-7 squadre che secondo me si contenderanno i playoff e si contenderanno la posizione, e noi stiamo lì per cercare di arrivare il più in alto possibile. Vediamo un attimo la classifica, perché Andrea, il Recanatese ha fatto 50 punti in 24 partite, sono poco più di 2 punti a partita, non è proprio una media da vittoria del campionato, possiamo dirlo, è magari da secondo, terzo posto, e sembra quasi che nell'anno in cui veramente c'era la possibilità, le abruzzesi siano un po' mancate. Ora, ti chiedo se ad un certo punto non ci hanno creduto che la Recanatese fosse così battibile come poi ha dimostrato di essere dopo un po', perché non l'ha fatto vedere subito, cioè era una squadra molto solida, magari non dava, non ha dato subito la botta al campionato, però neanche perdeva, poi ad un certo punto ha cominciato a balbettare, e a quel punto però gli abruzzesi, quasi come se prima che succedesse avessero, non dico mollato perché non si molla, però avessero già magari dato per perso, non lo so. C'è grande rammarico, ma noi l'abbiamo detto in più di una circostanza, hanno sbagliato la stagione, c'è poco da girarci intorno, è stata una stagione nettamente al di sotto delle aspettative, addirittura poi il riferimento principale è Pineto e Notaresco, che erano le più attrezzate, poi una squadra ha cambiato allenatore, l'altra c'è stata quella vicenda delle dimissioni rientrate, ma è evidente che queste due squadre, che dovevano fare un campionato di tenore diverso, se fossero state più vicine,
avrebbero avuto la possibilità di approfittare di quella fase di impasse della Recanatese. In realtà nessuno ne ha approfittato, o forse solo in parte lo ha fatto il Trastevere, che si era portato a un certo punto a meno uno. Poi la Recanatese si è ripresa, il Trastevere ha avuto dei passaggi a vuoto, tra cui la sconfitta in casa col Pineto, poi la sconfitta in casa con la Recanatese, con Monni espulso sullo 0-0 e messo fuori rosa dopo dal Trastevere. Quindi insomma, diciamo che le altre squadre stanno facendo di tutto per agevolare il compito di una Recanatese che sta facendo un buonissimo campionato, ma non lo sta ammazzando, pur avendone avuto la possibilità. E la gara di oggi ne è la testimonianza. Recanatese che ha giocato bene per i primi 10-15 minuti, poi dopo ha preso gol ed è andata un po' in bambola, anche se poi non meritava nel complesso la sconfitta. Quindi è un campionato che dovrà far rimuginare molto le squadre più attrezzate dell'Abruzzo, anche perché l'anno prossimo non so se arriverà qualche nobile decaduta con qualche problema dalla Serie C o dalla Serie B, ma sicuramente ci sarà una San Benedettese che farà una squadra per vincere il campionato. Quindi poi l'anno prossimo vai a vincere il campionato contro la San Benedettese, che parte da giugno pianificando la stagione, sarà molto difficile. Era questa la stagione da sfruttare e purtroppo non sono riuscite alcune delle squadre abruzzesi che erano tra le più attrezzate, appunto Pineto e Notaresco. Luca, prima di salutarti, condividi l'analisi di Andrea? Credo che non ha sbagliato una virgola. Veramente ha fatto la disamina giusta. Era l'annata buona perché si sapeva delle problematiche dalla San Benedettese. La Recanatese, stando lì davanti, non è che sia stata sempre trascendentale come squadra. Il Trastevere si sa, tutti gli anni parte bene e poi c'è una fase di declino. E come diceva anche il mister Epifani, purtroppo il rammarico c'è, perché sia lo stesso Notaresco che il Pineto, come ha detto giustamente Andrea, erano le due compagini che potevano lottare fino alla fine. Basta vedere gli altri gironi, la media punti, questo è il girone con media punti più bassa. Quindi è livellato anche nel basso, quindi ogni domenica puoi perdere con la terz'ultima e nello stesso tempo puoi battere la capolista. Però dispiace, perché è un'occasione persa per le compagini abruzzesi. Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie. Ciao Luca. È sempre un piacere. Buonasera. Vi ringrazio, un saluto a tutti, grazie. Grazie, ciao, Luca. Grazie a Luca, ciao. Di Pasquale. Ciao, ciao. Ciao. Parlato della capolista recanatese che oggi è caduta in casa al Tubaldi contro il Castelnuovo. 0-1, ci vediamo al servizio. Passo falso inatteso per la capolista recanatese, 3 punti d'oro ne a chiave salvezza per il Castelnuovo Corsaro al Tubaldi, con l'unico vero tiro in porta durante tutta la partita per gli abruzzesi, che hanno saputo capitalizzare con Colì un errore ridosso dei 16 metri dei giallorossi. Eppure l'inizio di gara è di marca leopardiana, la formazione di Giovanni Pagliari in 1 minuto e mezzo crea 2 pericoli dalle parti di Alonzi. Al terzo Minicucci sfila sull'out di destra non tenuto da Sanseverino e lascia partire un tiro con la palla che si stampa sulla base del palo. 100 secondi dopo, apertura magistrale di sbaffo per Senigallesi, che si presenta in area. L'esterno d'attacco giallorosso ciabatta il pallone, consentendo all'estremo ospite di bloccare. Recanatese in pieno controllo e costantemente nella metà campo avversaria. Ci prova anche Senigallesi sugli sviluppi di un corner. Il suo tiro cross da posizione defilata termina ad un soffio al lato. Poi l'occasione che potrebbe sbloccare la partita, tiro da fuori area di Minnozzi, Alonzi non trattiene, Minicucci si avventa sulla sfera per il tap-in, ma viene abbattuto da un difensore. Rigore ineccepibile, dal dischetto va il capitano sbaffo che calcia debolmente, consentendo la parata ad Alonzi. Per il numero 10 della Recanatese, 4 rigori sbagliati in stagione su 7 tirati. Il Castelnuovo prova qualche proiezione in avanti, ma senza impensierire più di tanto la retroguardia marchigiana. Anzi, la formazione di casa un attimo prima aveva centrato l'incrocio dei pali con Minnozzi sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, azione però viziata dal tocco di mani dell'attaccante giallorosso, che rimedierà anche il cartellino giallo. Altra occasione per i giallorossi al 32esimo, Minicucci apre per Minnozzi, l'incornata non è precisa. Una gara in pieno controllo da parte dei leopardiani, che però subiscono il gol del vantaggio degli abruzzesi. Raparo perde un pallone velenosissimo
primo a ridosso dei 16 metri, Colisi avventa sulla sfera e a porta quasi sguarnita lascia partire un destro a mezza altezza su cui nulla può Urbietis. Un gol che stordisce l'11 di casa che da questo momento in poi fa piuttosto fatica ad imbastire una manovra limpida, al contrario invece di quanto era accaduto sino all'episodio chiave. Nell'unico minuto di recupero comunque la Recanatese ha l'occasione per tornare negli spogliatoi riequilibrando le sorti dell'incontro. Alfieri perde palla, sbaffo, si invola e prova il tiro a giro, palla sul fondo e su questa occasione termina il primo tempo. Nella ripresa primi 10 minuti di grande confusione, poi il risveglio dei locali, all'11° Minicucci mette in area per Minnozzi, salvataggio praticamente sulla linea di un difensore, poi l'occasione di Somma che manda la sfera sull'esterno della rete. Mister Pagliari inserisce forze fresche al 15°, fuori uno stanco Senigallesi e Minicucci per Giampaolo e Ferretti. Al 21° Recanatese in 10, secondo giallo per Grieco per un brutto fallo su Foglia e subito dopo Pagliari inserisce Defendi al posto di Minnozzi per un maggior peso specifico al pacchetto avanzato. Mancano però le idee a centrocampo e Raparo conferma in più di una circostanza di non essere in giornata. Si arriva al 33° con il Castelnuovo che si affaccia per la prima volta in questo secondo tempo nella tre quarti avversaria. Sparvoli prova il tiro a giro ma senza fortuna. Al 35° viene richiamato Colì per far posto ad Orlandi. Mister Di Fabio prova a conservare il vantaggio rinforzando la linea arretrata. Al 43° il bolide da fuori area di Giampaolo viene deviato da Alonso in corner. Dopo 5 minuti di recupero finisce una gara che la Recanatese avrebbe meritato di portare a casa quantomeno con un pareggio. Pensare di venire qui a Recanati e non correre rischi sembra un po' troppo facile, invece non è così, sai che vieni qui e incontri una squadra forte, sai che devi soffrire, che devi saper soffrire soprattutto, però ho detto ai ragazzi che sicuramente avremmo avuto delle opportunità per cercare di fargli male, siamo stati bravi e ordinati nel difenderci nel modo giusto e siamo stati anche bravi a ripartire e a trovare questa vittoria che sicuramente ci dà un morale immenso. Mister, avete sfruttato al meglio un errore di Raparo a ridosso dei 16 metri, Colì è stato implacabile nella circostanza. Lì ha fatto un gran gol sto ragazzo, e ne aveva fatti due domenica scorsa, e abbiamo trovato un ragazzo che c'ha voglia di mettersi in gioco, ha avuto dei problemi di infortuni al ginocchio, adesso li sta superando e ci sta dando sicuramente una grossa mano. Io ho sempre detto ai miei ragazzi non guardare la classifica e di pensare a partita per partita. Oggi avevamo un avversario tosto, abbiamo conquistato questi 3 punti e adesso ci mettiamo a testa bassa di nuovo a lavorare. Sabato abbiamo una partita di Coppa Italia. La prepariamo per cercare di infastidire anche uno squadrone come la Torres, però la cosa più importante è che rimaniamo umili e adesso abbiamo trovato la quadratura giusta e non dobbiamo lasciarla assolutamente. Beh, questo è il calcio, insomma, è la verità. Noi prima un quarto d'ora insomma sembrava stavamo dominando, però questo è il calcio, ma c'era anche un altro un quarto, insomma, ha detto che se si prende gol bisogna per forza perdere 1-0. Sotto questo aspetto qui siamo mancati, però ripeto, non eravamo il Barcellona o Real Madrid domenica scorsa, ho detto sempre che il campionato finisce quando mancano pochissime domeniche, non siamo adesso diventati scarsi, tra l'altro abbiamo fatto anche una buona gara, non è che posso rimproverare a livello di impegno qualcosa ai ragazzi, però naturalmente voglio dire ci stanno anche queste situazioni. È subentrato un po' di nervosismo, anche un po' la voglia di voler risolvere la partita con giocate personali. Ma sai, sono gli stessi elementi che da 4-5 mesi fanno godere a tutti quanti noi, stanno facendo un grandissimo calcio, un grandissimo campionato, perciò ci può essere una partita dove qualcuno è meno lucido, però io non smetterò mai, anche se ne perdiamo tutte le ultime 10 toccando ferro, di ringraziare questo gruppo, questo ambiente, perché i ragazzi stanno facendo bene e anche oggi, voglio dire, anche se c'è stata una reazione secondo me non giusta perché altrimenti l'avremmo recuperata, però il gruppo ha fatto
fatto vedere che sta bene fisicamente, anche questo nervosismo io lo vedo come un fatto positivo, al di là che non abbiamo creato molto, però la voglia di non perdere, la voglia di andare contro ingiustizia, perché insomma chi vede la partita non c'era la sconfitta. Oh Stefano, se ci fosse una settimana perfetta da scegliersi per il Castelnuovo, sarebbe sicuramente questa: vittoria col Matese domenica, successo in Coppa Italia mercoledì, vittoria in casa della capolista oggi. Ed era ora, aggiungerei. Ah, era ora, sì. Ma di perché... che? Dei tre successi consecutivi o di battere la Recanatese? No, dei tre successi consecutivi e poi di battere la Recanatese, ma di battere anche la Cinzia Balonga. È stata una settimana perfetta per il Castelnuovo, una settimana che ci voleva in casa Neroverde, perché era un gruppo che non meritava poi in questi anni, da quello che ha fatto vincendo il campionato di eccellenza della stagione dello scorso anno e di quello che aveva fatto quest'anno, non meritava di ritrovarsi e non merita di ritrovarsi in queste posizioni di classifica. Ricordiamo che era stata costruita per ben altro obiettivo il Castelnuovo, e problemi durante le settimane, durante questi mesi, hanno fatto rivedere gli obiettivi, però Castelnuovo che deve fare queste partite adesso, non c'è più il Castelnuovo che fa quel bellissimo calcio che mette in mostra tanti talenti. Uno deve essere un calcio pragmatico, devi soffrire il meno possibile, quando è un'occasione la devi mettere dentro, e finalmente si è trovato un attaccante che può non far rimpiangere Ripa, perché Colì è un giocatore che secondo me è sfortunato, ma merita oggi tanto. Peraltro gran gol, eh? Bellissimo gol, ma questo è un ragazzo che conosciamo tutti, 5 presenze con la Youth League di Champions League con la Roma, tante presenze in primavera, 2 presenze in Serie B con l'Aspoli, è stato sfortunato ma merita qualcosa in più. Oh, questo anche per smentire quanto qualcuno poteva dire mercoledì mattina, e cioè Castelnuovo adesso deve pensare a salvarsi, figuriamoci se va a perdere tempo con la Coppa Italia. E invece è arrivata anche la qualificazione al prossimo turno, agli ottavi di finale contro la Torres. Di domenica prossima, quando il campionato sarà fermo, Castelnuovo sabato riceverà la Torres. Anzi, sabato, pardon. Sabato alle 14.30 si anticipa questa partita di Coppa. Si giocherà contro una corazzata, l'ha ricordato anche il mister, squadra che è seconda in classifica nel proprio girone, sì, a meno 9 dal Giuliano, ma è pur sempre una formazione difficile da affrontare, ha giocatori importanti in rosa, però si gioca sul campo del Castelnuovo e chissà, una sorpresa aiutata anche dal fattore campo. Stefano, grazie per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a voi, ciao a voi. Ciao buonasera. Stefano, ciao. Ciao. Ci fermiamo per la pubblicità, l'ultima volta, poi con noi ci sarà Roberta Di Sante per l'ultima partita della serata, Pineto Fiuggi 2-2, tra poco. Ultima parte, l'Abruzzo del pallone, come promesso, Roberta Di Sante con noi, ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Lucis in fondo. Dai. Vedremo. Ci Pineto Fiuggi 2-2. Il tuo servizio, lo vediamo. Un bicchiere d'acqua indigesto per il Pineto, l'Atletico Terme Fiuggi al Mariani Pavone termina 2-2 tra spettacolo ed emozioni, con i biancazzurri che passano per primi in vantaggio, vengono sorpassati grazie a 2 calci di rigore e riacciuffano il pareggio nel finale con una grande reazione. Conferma il 3-5-2 a Maolo, costretto però a ridisegnare la linea difensiva per via delle assenze di Pepe e Bosco, adatta della quercia a sinistra e inserisce come quinto di centrocampo Cascione dal primo minuto. 4-3-3 per Romondini, che schiera l'ex Mejri tra i pali, adatta Prosperini a centrocampo e si affida al tridente con Manari, Flores e Sou. Gara che si mette subito in discesa per i biancazzurri di casa, che sbloccano il risultato al quinto minuto. Sponda di Minella per Pezzotti, la gran bordata da fuori di collo pieno e un capolavoro che spiazza Mejri e si insacca sotto l'incrocio per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Si riorganizza il Fiuggi dopo il gol subito a freddo al 12esimo, Manari va col mancino spedendo fuori bersaglio, mentre al quarto d'ora Flores da posizione defilata fa esplodere il destro, ma la conclusione termina alta. Quando si affaccia in avanti il Pineto è pericoloso.
Veloso al 36esimo, occasionissima per Mininkleri che riceve palla dalla sinistra e carica la girata di prima intenzione chiamando Mejri alla gran risposta in tuffo che strappa applausi. Ma proprio quando il Pineto sta per andare a riposo in vantaggio si concretizza il pareggio laziale. Al 45esimo Manari elude Mesisca ed entra in area dove viene messo giù da Paoli, fallosamente secondo il direttore di gara Dorillo di Torino, che assegna la massima punizione in favore dei laziali. Soda al dischetto, calcio in maniera angolata, Mercorelli intuisce ma non ci arriva per l'1-1 con cui si chiude il primo tempo. Tutto da rifare nella ripresa che si apre con la prima sostituzione per Amaolo che sostituisce Cascione già ammonito con Rea. Rientrano meglio però gli ospiti in campo e dopo due giri di lancette si fanno pericolosi su azione d'angolo con un colpo di testa ravvicinato che costringe Mercorelli alla respinta in tuffo e soprattutto al 13esimo con i laziali a un passo dal gol del sorpasso con Rocchi che fa partire la conclusione a giro dal limite, ci mette letteralmente il guantone Mercorelli che salva i suoi. Soffre ora il Pineto che rischia tantissimo al 25esimo, ripartenza velocissima di Manari e Flores con la difesa scoperta, si tuffa alla disperata Mercorelli che ci arriva con la punta delle dita, poi i biancazzurri recuperano su Flores appostato all'altezza del secondo palo. Brividi per i locali che si rifanno subito dopo la mezz'ora al 32esimo della Quercia, crossa per Mininkleri, il colpo di testa da due passi del fantasista che non riesce a perfezionare in rete, sfuma così una grandissima occasione per i biancazzurri e dal possibile 2-1 per i padroni di casa al sorpasso del Fiuggi è un attimo. Passano infatti due minuti e al 34esimo su azione d'angolo il direttore di gara Dorillo sanziona un fallo in area di Di Giacomo assegnando al Fiuggi il secondo rigore di giornata tra le proteste biancazzurre per un fuorigioco che vizierebbe l'azione. Dal dischetto Flores è perfetto e spiazza Mercorelli per il 2-1 laziale. Ma il Pineto non ci sta e con orgoglio e determinazione nel finale al 46esimo trova il pari con un gran diagonale ad incrociare di Mininkleri che regala il pareggio ai biancazzurri e fissa il risultato sul definitivo 2-2. Pineto e Fiuggi si spartiscono la posta in palio e rimangono a braccetto in classifica. Mister Amaolo, una gran bella partita, due grandissimi gol, è terminata 2-2. Sei soddisfatto del risultato o qualcosina in più forse meritava il Pineto? Il risultato bisogna sempre accettarlo. La prestazione sicuramente nella prima frazione abbiamo fatto molto bene. Forse meritavamo andare all'intervallo 1-0 perché abbiamo avuto un buon possesso palla, siamo resi pericolosi in più la circostanza. Un errore ci è costato un po' il rigore, quindi ma nell'intervallo sull'uno pari un po' moralmente la squadra ne ha risentito. Nel secondo tempo abbiamo sofferto perché è venuto fuori il Fiuggi, ci ha messo in difficoltà, è una squadra che ha buona individualità e abbiamo sofferto. Poi c'è stato questa mischia del rigore, abbiamo avuto la cattiveria giusta è per trovare questo pareggio, secondo me in modo meritato. Ci è mancato un po' forse un po' di esperienza, qualche giocatore di fisicità sulle palle alte, magari sui calci piazzati un po' qualche difficoltà ne abbiamo avuto, però la prestazione di chi ha sostituito gli assenti secondo me è stata buona e siamo questi e abbiamo un gruppo affidabile in tutti i reparti, dobbiamo andare avanti e cercare di fornire prestazioni importanti come oggi. La strada è lunga, quindi adesso arriviamo alla sosta, cerchiamo di recuperare qualche giocatore, recuperare un po' di energie fisiche e mentali, poi il rush finale è fatto di 10 partite dove dovremo dare il massimo e adesso è il momento di staccare la spina e poi vedremo la ripresa del campionato. Beh, il risultato credo sia giusto per quello che si è visto in mezzo al campo. Naturalmente loro hanno avuto un approccio diverso, forse un po' più forte del nostro, hanno trovato un grandissimo gol dopo 4 minuti, hanno creato anche altre due palle gol al primo tempo. Noi abbiamo comunque giocato la nostra partita e devo fare i complimenti ai ragazzi perché prendere gol dopo 4 minuti a Pineto con una squadra così forte non è facile da subire, ma hanno avuto una reazione veramente importante, hanno continuato a giocare, hanno continuato ad esprimere un buon gioco e nel secondo tempo sono rientrati in una condizione mentale secondo me molto forte e molto migliore dell'avversario e credo che il secondo tempo i miei ragazzi hanno fatto veramente
un'ottima prestazione e secondo me meritavano qualcosa di più, visto che insomma il gol l'abbiamo preso nei minuti di recupero. Il nostro obiettivo è arrivare più in alto possibile. Naturalmente non giochiamo sulle altre, perché giochiamo sui nostri pregi e soprattutto sui nostri difetti. Cerchiamo di analizzare tutto quello che di buono sappiamo fare e soprattutto di limitare le nostre difficoltà, le nostre carenze. Allora, queste le immagini della partita. Visto che hai iniziato il servizio con il clamour bicchiere d'acqua, ovviamente riferendoti allo sponsor principe del Fiuggi, ti chiedo allora, te la rigiro contro di te, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Ma allora, se guardiamo soltanto, se guardiamo la partita in sé, forse mezzo pieno, perché comunque il Pineto ha segnato il gol del 2-2 al 46esimo, altrimenti tu questa partita oggi l'avevi persa. Però ecco, per il computo delle occasioni totali, forse avrebbe meritato qualcosina in più, quindi comunque un po' indigesto questo bicchiere d'acqua lo è. Anche se ecco, abbiamo assistito sicuramente ad una partita bella in cui le occasioni ci sono state da una parte e dall'altra, meglio il Pineto come approccio iniziale che ha giocato un ottimo primo tempo, due grandissimi gol, lasciamelo dire, sia quello di Pezzotti che quello di Mininkleri. Poi però il gol che è arrivato proprio sul finale di frazione con questo calcio di rigore, poi rivedremo le occasioni, diciamo, i due episodi, ma in presa diretta io ti dico che ho avuto la sensazione che il primo rigore ci fosse, il secondo no, poi magari vengo smentita, poi lo rivediamo. Sì, ha tagliato un po'. Confermo al netto di quanto dice Valerio, e dice: dai, dite che questa sera i rigori non ci sono, questa sera sono netti, anzi, che dice: dite che questa sera sono netti. Noi diciamo che sono netti quando sono netti, e quando secondo noi non ci sono, non è Ma io non che. avevo letto il No, te lo dico messaggio io, e perché questo quindi. fatto della pregiudiziale, che ci sia una specie di complotto interplanetario. Assolutamente no, le immagini solitamente noi prima di commentarle le rivediamo sempre e diamo il giudizio sulla base delle immagini che abbiamo, quindi ecco. Non è che automaticamente, perché la trasmissione si chiama Abruzzo il pallone, il rigore è contestato Assolutamente. da una squadra abruzzese, automaticamente Ma mi sembra insomma. Quando c'è, quando il rigore è netto, quando il rigore non c'è, non c'è. Questo non l'abbiamo messo perché l'abbiamo rivisto e non era meritevole di una moviola, perché purtroppo il contatto tra Manari e Paoli, non tanto tra i piedi, ma quanto tra le ginocchia, è ineccepibile, qui c'è stato. Purtroppo bisogna dirlo, Poi, chiaramente un errore in fase difensiva va bene, e ci può Paoli ha stare, cercato di rimediare rimediare. questo. Ecco. Oh, invece, diciamo il pasticcio, secondo me, perché il rigore che definiamo rigore, ma che in realtà per me è un fallo in attacco, che porta al 2-1 del Fiuggi. Lo vediamo innanzitutto, fallo fischiato a Di Giacomo in area di rigore, Sì. eccolo qua, sempre corner di Manari, e ovviamente secondo l'arbitro chi subisce fallo è quello con la maglia bianca, cioè, questo lo diciamo a scanso di equivoci. Ora, anche per la posizione del corpo, mi risulta difficile che un giocatore con la schiena possa fare fallo, visto che Andrea, non so tu che ne pensi. Ma noi non vediamo quando inizia l'azione, può essere che l'arbitro, che ha una visuale probabilmente migliore, abbia visto una precedente trattenuta di Giacomo e quindi grazie a quella trattenuta lui si sia avvantaggiato, passato davanti e poi Per sono quello che caduti vediamo noi, il l'uno rigore. sull'altro. No, io una cosa è certa, ma questo lo dico sempre. Dare un rigore su un calcio d'angolo dove la palla passa 10 metri sopra la coppia di giocatori interessata, io sinceramente a me darebbe fastidio prendere un rigore del genere. Poi si potrà dire sì, ma allora perché il difensore deve commettere fallo? E questo pure avrebbe un senso. Ma quando un pallone passa così alto, che si vada a guardare cosa accade lì e dare un calcio di rigore, o è un qualcosa di incredibilmente eclatante? Ma la sensazione che c'è, ma non vediamo dall'inizio, è che sia una trattenuta reciproca. La palla passa 10 metri più in alto,
si poi può tranquillamente far giocare. Scusami Andrea, per completezza di informazione dico anche che i giocatori del Pineto si sono lamentati, hanno protestato tantissimo perché? Su questo calcio di rigore, perché vediamo da dove scaturisce. Prima del calcio d'angolo è stato chiesto un fuorigioco. Eccolo qua, questo lancio in profondità per l'attaccante del Fiuggi. Difensore del Pineto fa accenno. Oh, guardate che questo è fuori gioco, È il numero 29 che dovrebbe essere fuori gioco. Io adesso non ho sotto mano la distinta, quindi non so. Allora, è Flores. Flores. E come vedete, poi la palla termina in calcio d'angolo. Questo è il lancio lungo. Il Pineto protesta perché vorrebbe un fuori gioco. Il secondo assistente è Piomboni di Città di Castello, che tiene la bandierina giù. Poi vedete, Flores va all'uno contro uno, prova ad andare altra versione, poi c'è Mesisca che lo chiude in calcio d'angolo, quel calcio d'angolo, esatto, da cui scaturisce. Esatto, e quindi ci sono state parecchie proteste in questa occasione per questo insomma fuorigioco da cui poi è scaturito il calcio di rigore che ha portato il Fiuggi in vantaggio. Ti stavo dicendo che comunque nel secondo tempo il Pineto ha sofferto invece di più la pressione della formazione laziale, molto probabilmente perché ha accusato anche il colpo di quel pareggio, insomma, arrivato proprio sul finire della prima frazione, per poi avere però una grossa reazione nel finale. Ci sono state anche un paio di parate importanti di Mercorelli, e nel finale, ti dicevo, grossa reazione che ha portato a mio avviso al meritato pareggio con un gran diagonale poi di Mininkleri, due bellissimi gol, sia quello di Pezzotti che quello di Mininkleri. Senti, per chiudere, perché siamo già in ritardo e peraltro dall'Olimpico Grande Torino arrivano delle notizie dalla tua faccia non voglio commentare. E come dobbiamo inquadrare questo momento del Pineto in prospettiva finale di stagione? Vediamo la classifica, cioè non so se sono stato chiaro. Pineto adesso a 39 punti in coabitazione con il Fiuggi, adesso c'è la pausa e poi difesa di questa posizione, io non lo so, provare ad arrivare in seconda, qual è il... Ovviamente, cioè, quella di oggi, questo 2-2, ovviamente non è servito più di tanto in chiave classifica né al Pineto né al Fiuggi. Sicuramente dopo il periodo, credo perlomeno, con i dovuti scongiuri, diciamo il Pineto il periodo nero della stagione penso lo abbia passato, e adesso c'è una fase in cui comunque la squadra sembra aver ritrovato, insomma, una sua quadratura, sta giocando, le ultime prestazioni sono state tutte buone prestazioni. Credo che il tentativo si possa e si debba provare a fare, quindi perché no, insomma, se i punti sono ancora tanti in palio e non c'è un distacco così netto, ovviamente devi fare la corsa anche sugli avversari, perché poi quando tu sei dietro devi fare la corsa anche sugli avversari, però credo che comunque ci sia la volontà da parte del tecnico, dei giocatori, della società, di cercare di poter arrivare più in alto possibile. Insomma, questa sosta arriva a puntino oppure no? Ti faccio la stessa domanda. Io penso di sì, perché comunque ci sono delle assenze, oggi comunque si sono viste soprattutto in difesa, è stato adattato Della Quercia a sinistra, erano assenti sia Pepe che Bosco, quindi comunque anche per recuperare e far tirare anche un po' il fiato a chi ha giocato di più, ci sono dei ragazzi giovani che hanno giocato praticamente sempre, vedi per esempio Domizzi a centrocampo che non abbiamo nominato quasi mai, però insomma sia per far tirare un po' il fiato a chi ha giocato sempre, quindi farlo recuperare, e sia per cercare, ecco, di recuperare chi invece è ancora fuori. Quindi secondo me la sosta arriva bene. Ti dico anche che alla ripresa, tra l'altro, la partita con il Vasto Girardi, la trasferta in terra molisana, al 99,9% si giocherà di sabato. Ok, perfetto. Com'è Andrea?
perché immagino poi ci sia il turno infrasettimanale. Assolutamente sì, male. E quindi il Vasto Girardi ha chiesto l'anticipo, il Pineto dovrebbe accettarlo. Poi sperando che non ci sia la nebbia, che non ci sia la neve. No, assolutamente certo, no. Certo. Intanto sto leggendo un po' di sms, Andrea capirà. Qualche tifoso dell'Azzurro che dice che è bello avere un portiere, anche un Beriscia qualunque. Io non so, non sto vedendo, stai vedendo te. Beh, mi basta questo sospiro, prossimo turno. Sì, diciamo che è sull'angolo che ha portato al gol del Torino, la parata laser non c'è. È tornata di moda la parata laser. Benissimo, prossimo turno, non domenica prossima, tra 2 settimane, perché c'è la sosta per il torneo di Viareggio. Steffiardo San Mettese, Castelnuovo Chieti, Fano Montegiorgio, Fiuggi Trastevere, Matese Notaresco, Neiretto Recanatese, Portodascoli Aurora, Alto Casertano, Vastese Tolentino e Vasto Girardi. Pineto, sarà la 25esima giornata, è tutto per questa sera. Grazie Roberta per essere stata con noi. Grazie a te, buonasera a tutti. Ci vediamo tra 2 settimane. Grazie Andrea, noi invece ci vediamo. Noi ci vediamo domani, dopodomani. No, perché dopodomani sera, a partire dalle 20:30. Due scontri diretti. Uno in alto e uno in basso. Uno in alto e uno in basso, quindi ci partite sarà delicatissime. Di divertirsi. Pescara c'è sempre. Tra l'altro sto rivedendo proprio parata laser, cioè proprio sì, sul gol di Brever direi che il laser ci sta benissimo. Immagino. Chissà, prima o poi ce la farà, è come il film di Troisi quando voleva far muovere gli oggetti. No, prima o poi ce la farà a smolecolizzare un pallone guardandolo. Va bene, grazie a Maurizio da Qui Regia, grazie a tutta la squadra di TV6, grazie Andrea per essere stato con noi, ovviamente domani sera replay, dopo domani sera non ci sarà Protero, ma ci sarà l'Abruzzo e il pallone live per seguire il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Grazie a tutta la squadra di TV6, davvero fantastica anche oggi, grazie a voi che ci avete seguito, l'Abruzzo e il pallone torna dopo domani sera alle 20:30 per una grande serata in compagnia della Lega Pro. Buona serata.